spiegarmi al meglio. Sì, credo di aver capito, più o meno. Ma devo dire che, in quanto donna, che ha avuto diversi amori, ovviamente sono stata con uomini che hanno avuto altre donne, che hanno amato altre persone. E, quindi questa non era una cosa che sentivo il bisogno di approfondire in quanto studio del personaggio. Era una riflessione, erano delle sensazioni, dei ragionamenti che venivano in modo molto spontaneo, di quello che poteva essere il sentimento di Alex nell'incontrare questa donna. Certo, in questo film in particolare, il fatto che quest'uomo sia morto rende tutto più complicato, più delicato, però allo stesso tempo, anche se spesso per fortuna si è complici comunque delle ex, dei propri compagni, succede, in questo caso a un certo punto del film il dramma che loro condividono, cioè il fatto di dover affrontare questo lutto insieme, le unisce, cioè hanno bisogno l'una dell'altra per andare avanti nella loro vita, queste due donne. Una senza l'altra continuavano ad andare avanti, ma mancava ad entrambe un tassello fondamentale per ricostruire il mosaico della vita di Vic o Clément,